Si è spento nella serata di mercoledì scorso all'età di 89 anni il musicologo italiano esperto di teatro d'opera del melodramma Gioacchino Lanza Tomasi. Nato a Roma nel 1934, era siciliano in tutto e per tutto, estremamente legato alla Sicilia, sia per le sue origini che per essere stato nominato dal ministro Franceschini nel 2014 sovrintendente dell'INDA di Siracusa. Ma Gioacchino Lanza era anche figlio adottivo dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del celebre romanzo Il Gattopardo, e per questo portava il doppio cognome. È stato professore ordinario di storia della musica dell'Università degli Studi di Palermo e direttore dell'Istituto di Cultura Italiano di New York, oltre che sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Persona nota e apprezzata nella sua lunga carriera, è stato componente della Commissione Musica della Biennale di Venezia, direttore artistico dell'Opera di Roma, del Teatro Comunale di Bologna, consulente del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Messina, ma anche direttore artistico del Festival Verdi, dell'Istituto di Cultura Italiana a New York, solo per nominare alcuni dei suoi prestigiosi incarichi.